Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di sanità. Il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ha chiesto il piano di riordino alle 4 ASL regionali a seguito della critica emersa riguardo i bilanci. Il disavanzo 2021 è di oltre 100 milioni di euro, ha dichiarato il capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci. Sentiamo di più nel servizio di Giuseppe Dintino. Il debito della sanità abruzzese continua a crescere. A dirlo è il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Silvio Paolucci. Il Dipartimento Sanità ha inviato una missiva alle 4 ASL, tramite cui chiede il piano di rientro. Significa che la Regione ha intimato alle 4 ASL di rientrare per una somma di decine e decine e decine di milioni di euro. E ovviamente questo significa che le bugie hanno le gambe corte. Da un lato si propaganda una rete ospedaliera espansiva dove dovrebbero esserci investimenti, questo per la gente, per i cittadini, i sindaci, le comunità. Dall'altro lato invece, in modo burocratico, di fatto si inviano delle lettere intimidatorie alle ASL e si dice di tagliare. Le ASL dovranno presentare il piano di rientro, si legge nel documento, con puntuali misure volte a recuperare la perdita presunta e garantire gli equilibri finanziari ed economici del bilancio. Insomma, il Dipartimento chiede alle aziende sanitarie trasparenza sul bilancio alla luce delle criticità emerse dal tavolo di monitoraggio del 20 luglio scorso. La data limite per mettere i conti in ordine è quella del 10 settembre. Se i piani di rientro non dovessero essere presentati, i manager delle ASL potrebbero essere messi in discussione. Il disavanzo del 2021 viaggia a oltre 100 milioni di euro. Il 2020 sono stati coperti quelle risorse, quei debiti, con dei finanziamenti straordinari del governo Conte, Conte 2 e poi quello Draghi. Nel 2019 coperti con le risorse per gli investimenti dell'ospedale di Chieti. Insomma, è solo un taglio e, tra l'altro, a parte la propaganda, zero atti approvati dal 2018. Ovvero la nuova giunta, Marsilio Verì, hanno prodotto zero. È come se per la sanità in Abruzzo non ci fossero mai stati. Adesso la cronaca nera purtroppo, con un altro incidente mortale sulle strade della nostra regione. C'è un sorpasso all'origine del frontale che attorno alla mezzanotte è costato la vita a 4 giovani sulla statale 649 all'altezza di Bucchianico in provincia di Chieti. Le vittime sono Domenico Di Fazio, 37 anni, presidente del Rapino Calcio, formazione che milita in prima categoria, due fratelli di Casoli, Massimiliano e Alessandro Fiore, di 21 e 23 anni, e un cugino che viaggiava con loro, Mattia Lorenzo Menna, di 23 anni, di Altino. I tre erano a bordo di una Volkswagen Golf che in fase di sorpasso si è scontrata con una Jeep Renegade che proveniva dalla direzione opposta, condotta da un uomo di 30 anni, calciatore del Rapino, con accanto proprio Di Fazio. Nell'impatto che ha distrutto le due auto, gli occupanti della Golf sono morti sul colpo. C'è stato anche il tentativo di rianimare Di Fazio, ma non c'è stato nulla da fare per i sanitari del 118. Il calciatore ferito invece è stato trasportato al policlinico di Chieti, dove è ricoverato in prognosi riservata. Illesi, cinque occupanti della Fiat Tipo che era stata sorpassata dalla Golf. Nel comune di Rapino è stato proclamato il lutto cittadino, rinviata l'inaugurazione prevista per oggi di una scuola e annunciata l'intitolazione dello stadio comunale a Domenico Di Fazio. Ora proseguiamo con il nostro giornale, voltiamo pagina. La Regione ha presentato il progetto Life 3H, si tratta del primo del Centro Italia per quanto riguarda la mobilità ad idrogeno e la Regione ne è capofila. Sentiamo Paolo Renzetti. Si chiama Life 3H, il progetto che vede la nascita del primo centro Italia per la mobilità a idrogeno con la Regione Abruzzo capofila. L'obiettivo è quello di porre le basi per lo sviluppo di tre Hydrogen Valley attraverso il trasporto pubblico ad idrogeno e le relative stazioni di rifornimento nell'area montana dell'Altopiano delle Rocche in Abruzzo, nella città di Terni, centro urbano caratterizzato dalla presenza delle acciaierie, e nell'area portuale di Civitavecchia. Una Hydrogen Valley è un ecosistema che include sia la produzione che il consumo di idrogeno, che attua la strategia europea del Green Deal come percorso privilegiato volto a raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Per la Regione si tratta di un progetto dalla grande valenza, come spiega il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.
Beh, tutto il mondo va verso la transizione ecologica e si parla della ricerca avanzata verso nuovi carburanti, nuove energie, energie sostenibili. L'idrogeno verde è una di queste frontiere, la frontiera più avanzata. L'Abruzzo si pone come capofila di questo grande progetto, un progetto che coinvolge altre regioni del centro Italia, l'Umbria e il Lazio, nella creazione di distretti industriali dove l'idrogeno viene prodotto, in questo caso, nel caso dell'Abruzzo in particolare, dallo scarto di lavorazione della chimica Bussi, e quindi invece di essere disperso, perduto, insomma lasciato, viene recuperato, utilizzato, quindi stoccato, e poi utilizzato in pullman che andranno a servire in particolare da subito l'area di Ovindoli, Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio, insomma l'altopiano delle Rocche, quindi anche in un'area pregiata come un parco regionale dove quindi si farà la mobilità ad emissioni zero. E nel futuro, grazie a questo progetto, progettiamo anche di estenderlo sulla Roma-Pescara e fare in modo che gli autobus dell'azienda abruzzese siano i primi ad entrare a idrogeno dentro una grande capitale europea. E a proposito di cambiamenti climatici, codice rosso per i ghiacciai italiani e quanto emerso dalla Carovana dei Ghiacciai 2021, un viaggio che ha toccato anche l'Abruzzo per monitorare lo stato di salute di uno dei glacionevati più a sud d'Europa, quello del Calderone sul massiccio del Gran Sasso, la vetta più alta degli Appennini. La campagna è stata promossa da Legambiente con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Dal 2000 il ghiacciaio del Calderone è diviso in due glacionevati e quanto emerso dalla Carovana dei Ghiacciai di Legambiente, arrivata alla sua seconda edizione e realizzata con il supporto del Comitato Glaciologico Italiano. La sua posizione al centro dell'area mediterranea e la ridotta distanza dal mare rendono particolarmente intensi gli effetti dal punto di vista meteorologico, che si manifestano con gli elevati apporti nevosi a cui si contrappongono le sempre più frequenti ondate di calore africane, con le sabbie in sospensione che favoriscono in maniera molto ingente i fenomeni di fusione. La sopravvivenza del glacialismo nella conca del Calderone è legata all'effetto protettivo svolto dalle alte pareti delle cime che la racchiudono e dalla copertura detritica costituita dal detrito calcareo che, con la sua colorazione chiara, favorisce la riflessione dei raggi solari. Monitorare il ghiacciaio del Calderone vuol dire guardare un indicatore climatico. E è importante la tutela dell'ambiente nel suo complesso, perché è impossibile tutelare un solo ambiente sperando che qualcosa cambi se non si tutela l'insieme dell'ambiente. È fondamentale ribadire il fatto che l'acqua dolce sulle terre emerse viene fornita proprio dai ghiacciai, consentono di avere un apporto continuo di acqua per il consumo umano, quindi è fondamentale tutelare l'ambiente per tutelare i ghiacciai e per tutelare la risorsa idrica principale, che è l'acqua che noi beviamo tutti i giorni. Il ghiacciaio dall'anno 2000 è suddiviso in due glacionevati, uno superiore e uno inferiore, ricoperti dal solo detrito a fine estate. Al di sotto del detrito il massimo spessore di ghiaccio residuo è risultato, dalle misure dei ricercatori, pari a circa 25 metri, con una diminuzione complessiva di spessore di circa 9 metri negli ultimi 25 anni. Nello stesso arco di tempo la superficie glaciale, che nel 1994 risultava ancora superiore a 6 ettari, si è ridotta di oltre il 65%, arrivando a misurare ormai poco più di 2 ettari. Come per tutti gli altri ghiacciai italiani, anche sul Calderone il segnale dell'inquinamento è risultato molto evidente, con la presenza di tracce di cesio radioattivo a seguito dell'esplosione del reattore di Chernobyl nel 1986. L'Abruzzo, come il resto del paese, deve vivere una stagione nuova che comporterà una transizione ecologica. Una transizione ecologica significa, rispetto ai cambiamenti climatici, ragionare in termini di adattamento e di mitigazione. Per l'adattamento c'è tanto da fare, ad esempio in montagna pensiamo alle stazioni sciistiche che in qualche modo risentiranno della mancanza di neve, e allora bisognerà ragionare insieme alle popolazioni, insieme alle istituzioni locali, e pensare a quale tipo di sviluppo nuovo proprio in conseguenza dei cambiamenti climatici. Voltiamo pagina e torniamo ad Avezzano, dove il campo per i profughi ospitato all'Interporto chiude i battenti a seguito del trasferimento di tutti gli afghani ospitati in questi giorni d'emergenza nella struttura. Vediamo il servizio di Infomedia News.
Proseguono senza sosta le attività dei volontari per smantellare il campo base all'interporto di Avezzano, che in questi giorni ha ospitato oltre 1300 rifugiati arrivati dall'Afghanistan. Medici, diplomatici, madri e padri costretti ad abbandonare la propria terra in cerca di salvezza e una vita migliore. Storie che si intrecciano, famiglie che si rincontrano, amici nuovi e amici ritrovati. I giorni ad Avezzano sono stati intensi per ospiti e volontari. Il campo dunque chiude i battenti, ma l'emergenza non è ancora finita. E piano piano inizieremo anche quello che è il nostro di lavoro successivo all'accoglienza. Adesso dobbiamo riprendere tutte le parti, rimetterle insieme, devono essere sanificate e poi possiamo rimetterle, diciamo, e stoccarle per le emergenze che noi auspichiamo sempre non ci siano, però purtroppo il nostro territorio riserva sempre qualche piccolo dispiacere. Sicuramente l'Italia ha lasciato molto a questi rifugiati. Cosa hanno lasciato loro a voi che, insomma, in questi giorni siete stati a contatto con loro, avete ascoltato le loro storie, a volte, insomma, anche penso in modo commosso? È stata un'esperienza come tutte le altre, ci mette a dura prova, perché tratteniamo tante di quelle emozioni che al momento non possiamo certamente esternarle, a volte non c'è neanche il tempo, però poi partono tutte queste riflessioni, queste cose sulle quali non è facile riflettere autonomamente, però noi ci occupiamo delle vite, ci occupiamo del loro benessere, ci occupiamo appunto di farli stare bene e qui possiamo essere contenti per come sono andate le cose. Noi ci portiamo dietro tantissime cose, anche quelle storie, quelle brutte storie che abbiamo ascoltato e ci fanno apprezzare molto anche quando abbiamo pochissimo in un paese come questo, come l'Italia, che davvero continua ad essere un paese straordinario. E a Teramo c'è stata una serata di solidarietà in Piazza Sant'Anna con un concerto che il Fiammetta Ricci Trio ha dedicato proprio alle donne afghane vittime dei soprusi del regime talebano. La serata musicale fa parte del cartellone degli eventi di Teramo Natura Indomita. Vediamo il servizio. Questo concerto è dedicato innanzitutto alle donne afghane per la loro vita passata, per il presente che è pieno di incertezze e per il futuro, ma attraverso questa dedica alle donne afghane vogliamo davvero rivolgere, come dire, una dedica a tutte le donne che si trovano in difficoltà, che subiscono la discriminazione, che subiscono la negazione dei diritti, che sono molte nel mondo, quindi abbiamo voluto cogliere questa emergenza, questa criticità, proprio per abbracciare, ecco, attraverso questo concerto davvero, ecco, un po' tutta la condizione femminile e la condizione di chi si trova in condizioni appunto di discriminazione. Io penso che parlino più delle mie parole le immagini che ha sullo sfondo, sono alcune riproduzioni, quelle ovviamente senza copyright, di questa artista di strada che dipinge sui muri di Kabul, come potete vedere, delle tastiere di pianoforte o delle chitarre che rompono il silenzio, che rompono la gabbia, che rompono l'isolamento, che aprono le labbra e danno voce. Ecco, quindi la musica può superare tante barriere, può arrivare ai cuori. Poi però, dopo questo momento di scuotimento, ecco, di unione attraverso le emozioni, c'è bisogno dell'azione, c'è bisogno della decisione anche politica, c'è bisogno ovviamente della solidarietà sociale e sono certa che arriverà, perché l'Italia si sta attivando, ma noi oggi non vogliamo qui fare politica, ma vogliamo veramente affidare alla musica, alle immagini, alle parole delle poesie di poetesse afghane che io leggerò durante il concerto, affidare proprio a loro il messaggio che arrivi ad ognuno di noi. Domenico Silvestri è un cantautore di Sulmona che recentemente ha pubblicato un nuovo singolo, si chiama D'estate, un vero e proprio elogio al divertimento e alle donne. Vediamo il servizio. E anche questa volta già mi sono perso. Si chiama D'estate, il nuovo singolo del cantautore sulmonese Domenico Silvestri, un inno alla bella stagione, al divertimento spensierato e un omaggio alla femminilità. È proprio un inno all'estate, a una stagione bellissima e al fatto che l'estate senza un discorso femminile non sarebbe così, insomma, importante, bella e piacevole. L'estate solamente quando le ragazze ridono, d'estate arriva sera, le
trasformano. L'arma preferita da Silvestri è la penna piuttosto che il microfono, ma dopo tante canzoni scritte ora è lui a portarle in scena e in cantiere ci sono tante novità. In autunno ci sarà anche un altro inedito, in previsione di un album, e abbiamo fatto questa scelta di metterci in gioco personalmente oltre che scrivere per altri, insomma. D'estate è prodotta dall'etichetta discografica abruzzese Laboratorio Dischi, che valorizza gli artisti del territorio. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Adesso torniamo a Teramo. Da due giorni negli esercizi aderenti sarà possibile richiedere una serie di certificati anagrafici anche nelle tabaccherie anziché negli uffici comunali come di consueto. Vediamo i dettagli nel servizio. Il taglio del nastro simbolico di questa mattina a San Nicolò nella tabaccheria del signor Mario Ippolito non è una scelta comunque dell'amministrazione bensì della Novares, perché che è l'associazione dei tabaccai. Questo coinvolgimento con i tabaccai è un ulteriore tassello che l'amministrazione pone per facilitare ai cittadini l'ottenimento dei certificati. Infatti verranno, oltre a questa tabaccheria, ce ne saranno tante altre in tutto il comune di Teramo, per cui i cittadini, senza doversi recare per forza all'anagrafe, potranno dirigersi al tabaccaio di fiducia. Il procedimento è semplicissimo: ci si rivolge al tabaccaio, si chiede il certificato, il tabaccaio lo emetterà. Naturalmente a questo servizio se ne aggiungono già quelli già fatti negli scorsi periodi, come per esempio la certificazione online attraverso il sistema di certificazione del comune. C'è un sistema, una piattaforma Novares chiamata, che è una società della FIT, Federazione Italiana Tabaccai. Dopodiché, inserendo tutti i dati, mi esce fuori il certificato e un'autocertificazione del cliente che mi deve firmare per liberarmi da eventuali reclami. E siamo così arrivati alla pagina dello sport. In primo piano il calcio con la Serie C. Partiamo dal Pescara, domani pomeriggio alle 17.30 impegnato in trasferta allo Stadio dei Marmi di Carrara contro i marmiferi di Totò di Natale. Chiuso il mercato, il tecnico biancazzurro Auteri fotografa l'impegno con i toscani, per nulla semplice ma comunque uno dei tanti banchi di prova della nuova stagione del nuovo campionato. Vediamo il servizio. Dobbiamo andare a giocare con un atteggiamento che persegua i nostri principi, i nostri criteri di gioco, il nostro modello organizzativo. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, la partita l'abbiamo messa a fuoco. Di fronte abbiamo un buonissimo avversario che ha qualità, che ha giocatori esperti, da Mazzarani a Luci a Marino, giocatori che hanno qualità, Infantino, Dumbia, giocatori che hanno qualità tecniche, e quindi mi ha fatto un'ottima impressione la Carrarese, la partita che ha fatto o le partite che ha fatto e che abbiamo visto, quindi è subito un bel test impegnativo. Ci dobbiamo andare a calare nella realtà della C, ma lo dobbiamo fare immediatamente, perché noi giocheremo per imporre i nostri criteri. La nostra serie è dimensionata perché comunque hanno 5-6 giocatori di grande spessore tecnico e 5-6 giocatori di grande personalità, hanno sempre fatto campionati di alto livello. A me ha fatto un'ottima impressione Pontedera, vabbè, hanno giocato una buona partita, probabilmente avrebbero meritato anche qualcosina in più, ma queste sono, ogni partita ha una propria storia, noi dobbiamo pensare alla nostra e sapere che di fronte abbiamo un buon avversario, un avversario di livello per la C, ci dobbiamo calare immediatamente nella realtà della competizione e del torneo, ma questo sono sicuro che lo faremo. Banchi di prova, sa quanti ne dovremo fare? È un passaggio, è una tappa importante, tappa dopo tappa, tassello dopo tassello, noi dobbiamo costruire il nostro progetto, è come un grande puzzle che piano piano dobbiamo cominciare a mettere a posto, e lo dobbiamo fare perseguendo il filo conduttore del gioco, avendo massimo rispetto di tutti,
ma mettendoci veramente quel qualcosa in più sotto tutti i punti di vista, per giocare le partite per vincere, perché noi poi il nostro atteggiamento è quello, quindi non è un crocevia, partita dopo partita, sono tutte tappe importanti, passi delle tappe e ti consentono di fare degli step successivi. Io, questo è il secondo step rispetto al primo che abbiamo fatto. Mi aspetto più continuità, più personalità, poi il gruppo è diventato anche più omogeneo, più compatto, più completo. Mi aspetto che chi entra nella gara faccia quello che deve fare. Andiamo in casa Teramo, prossimo all'impegno interno. Gara complicata domani alle 17.30 contro il Siena di Alberto Gilardino per i biancorossi di Guidi, che dovrebbe riavere a disposizione Kyere Mateng e che conosce molto bene alcuni degli elementi determinanti dell'organico bianconero. Lo ascoltiamo. Intanto noi sapevamo, quando sono usciti i calendari, che avevamo un avvio veramente di un grandissimo, ad alto coefficiente di difficoltà, perché metteva in fila Entella, Siena e Modena, che sono tre, penso, delle cinque squadre che, anche in relazione al mercato che hanno fatto e degli investimenti che hanno fatto, sono le pretendenti alla vittoria del campionato. Quindi noi sappiamo che domani servirà un Teramo che deve giocare con grandissima qualità tecnica, con grande intensità, che deve giocare d'insieme con delle distanze giuste, perché di là dispongono dei calciatori che nei duelli individuali possono fare la differenza in qualsiasi momento. È stata una settimana molto proficua, molto intensa, anche perché, come ho detto in precedenza, il gruppo è finalmente chiuso il mercato e il gruppo è stato rimpolpato, quindi avevo a disposizione molti più calciatori che ci hanno permesso di svolgere anche delle esercitazioni che fino ad oggi non potevamo fare perché eravamo in numeri carenti. Quindi è stata una bella settimana, è stata una settimana dove ho visto gli occhi dei ragazzi veramente arrabbiati. Se ci fosse un fantacalcio di Lega Pro e dovesse dare un consiglio sugli ultimi arrivati, chi potrebbe essere qualcuno su cui magari gettare un fantamilione, ecco, per un fantacalcista, su chi consiglierebbe degli ultimi arrivati di gettarlo? Vabbè, siccome sono un fantacalcista da quando sono piccolino, perché ok, allora può capire la domanda molto bene. Sono appassionato di tutto ciò che ruota intorno al mondo del calcio, anche sui giochi, quindi devo, per darti due consigli, mi piace sempre andare su delle certezze, quindi ti consiglio Arrigoni e Mu. Penso che Cardoselli sia un giocatore che abbina fisicità, capacità di inserimenti, gioco aereo, tiro dalla media distanza, possa essere un giocatore molto importante per loro. E allo stesso tempo, vabbè, Terzi è inutile nominarlo, visto che l'anno scorso stava in Serie A, e quindi questo la dice lunga sulle sue capacità difensive e come guida del reparto arretrato. Poi a me piace moltissimo sia Pezzella che Montiel per le loro capacità tecniche. Montiel lo conosco benissimo perché è stata della Fiorentina, e Pezzella per averlo visto crescere nel settore giovanile della Roma, e l'ho convocato anche io in nazionale Under 19 una volta, e quindi so che ha una qualità tecnica importante e soprattutto ha la capacità di poter far girare tutta la squadra. E poi anche Farkas, il 2000, il terzino sinistro Under 21 della Romania, è un giocatore che secondo me ha grandi margini di miglioramento. Dunque, queste le parole dell'allenatore del Teramo. Adesso invece andiamo in casa degli avversari per sentire Gilardino. Siena, che è reduce dal 3-0 inflitto alla Vis Pesaro, prima trasferta stagionale per la squadra dell'ex attaccante della nazionale italiana, tra le altre. Sentiamo cosa dice del Teramo nel servizio. Ogni partita ha una storia a sé. Campo sintetico, prima partita in casa da parte loro. Loro hanno perso la prima partita a Chiavari con l'Entella facendo un'ottima gara.
hanno un'identità forte, ma noi dobbiamo avere grande rispetto degli avversari, ma dobbiamo avere grande consapevolezza e grande forza, sia di gruppo, che è la cosa principale, e sia sotto l'aspetto tecnico. Dobbiamo comunque lavorare come abbiamo fatto in settimana, come abbiamo fatto in questi giorni e come abbiamo fatto nelle settimane precedenti, con grande sacrificio, voglia di sacrificarsi e voglia di andarsi a prendere punti importanti. E questa squadra qua al momento mi sta dando delle grandi risposte sotto questo punto di vista, perché sono dei professionisti e lavorano per il gruppo e non per se stessi, e questa è una cosa fondamentale. E quindi questa cosa qua per un allenatore fa piacere ed è stimolante, perché è molto stimolante, perché comunque la concorrenza si alza, la tipologia degli allenamenti diventa più intensa, c'è partecipazione da parte di tutti e c'è anche da parte mia, comunque le scelte sono difficili ma sono stimolanti da fare. Prima di salutarci, una informazione di servizio. Mediasix SRL, titolare dell'impresa televisiva in ambito locale TV6, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate per i giorni 3 e 4 di ottobre. A tal fine informa che nella sede di Silvi, in strada statale Nord 26, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione, le tariffe per l'accesso agli spazi autonomamente determinate da Mediasix SRL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi. Termina qui questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.